Ed eccoci qui ancora una volta con il nostro programma in onda alle 13:30 su Canale 2, replicato durante la giornata in diverse ore e anche la mattina successiva tra le 6 e le 9. Allora, ben ritrovati a tutti, gentili telespettatori, ci ritroviamo ancora una volta ad aggiornare i dati dei contagi nella città di Altamura, città dalla quale vi stiamo trasmettendo e alla quale dobbiamo fare riferimento per questa emergenza Covid-2019. Vi abbiamo lasciato qualche giorno fa, martedì, con 99 casi. Avete sentito le parole anche del dottor Pietro Scalera, che è un nostro riferimento su questa vicenda. Eravamo rimasti a 99, oggi apriamo la nostra trasmissione con i dati ovviamente di ieri, dati che siamo riusciti ad apprendere. Sarebbero 109 fino a ieri sera i nuovi positivi al Covid-2019. Oggi parliamo ancora di questo tema perché bisogna sensibilizzare la popolazione all'uso delle mascherine, insomma, a tutti i sistemi di precauzione per questa emergenza Covid, e ne parliamo con un altro medico chirurgo, odontoiatra da 40 anni, nostra vecchia conoscenza perché qui su Canale 2 lo abbiamo già intervistato in passato, il dottor Francesco Lorusso, che ringraziamo per essere qui con noi quest'oggi. Come sta, dottore? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie a voi. Saluto le telespettatrici e telespettatori. Le distanze di sicurezza sono garantite in questo studio, lei che dice? Possiamo, Sì, no, giusto per assicurare, diciamo, ai nostri telespettatori, adottiamo delle misure anche noi, verifichiamo all'ingresso del nostro studio la temperatura, insomma, cerchiamo di mantenerci anche a distanza, anche nello studio, durante la registrazione. Allora, nel suo studio invece queste misure come sono state previste, insomma, ecco, anche per capire, lei ha uno studio odontoiatrico, come funziona, diciamo, ma lo l'ingresso? studio odontoiatrico da sempre, e il mio come quello di tutti gli altri, da sempre è attrezzato per far fronte alle varie epidemie, ma soprattutto alle varie infezioni intercorrenti che purtroppo interessano la nostra società. Cioè, noi abbiamo avuto delle ondate, mi riferisco soprattutto al colera in passato neanche Caspita. tanto lontano, l'epatite B, l'epatite C, che imperversano soprattutto nella popolazione meridionale, quindi non siamo nuovi a queste misure. Certo, ora con l'avvento del coronavirus si sono ulteriormente rinforzate e quindi sin dalla ripresa dopo il lockdown abbiamo adottato la raccolta delle anamnesi dei pazienti, abbiamo fatto riferimento al loro stato attuale, quindi misurazione della temperatura, disposizione di lavaggio mani, ingresso nello studio è ovviamente contingentato, è dettato in maniera rigida da un triage e soprattutto una volta che accedono allo studio andiamo a verificare, ripeto, il loro stato di salute, i contatti precedentemente avuti con altre persone, soprattutto provenienti dalle zone focolaio. Quindi prendete delle informazioni dal Delle informazioni paziente che che per sono certi versi invadono fondamentali. anche la privacy del paziente, perché chiedere a una persona con chi sei stato negli ultimi giorni. Purtroppo Come si questo è fa un con rischio, questo? oltretutto il problema più importante, e lo sappiamo tutti, è quello dei portatori sani, perché la malattia contagi, perché il virus praticamente contagi, è sufficiente anche un precedente contatto con un portatore di questa malattia, anche nelle 24 ore precedenti. Il soggetto diventa a sua volta portatore o addirittura infetto, anche se il periodo di incubazione medio si aggira intorno ai 6-15 giorni. Però questo virus è estremamente variabile nelle sue attività patologiche. Quindi lei, diciamo, nello svolgere, insomma, il suo lavoro, lei ha contatto proprio con Sì. la bocca delle Per noi è persone, particolarmente è gravoso. rischioso, insomma, questo Eh tipo di lavoro. sì. E infatti Lei noi utilizziamo che idea si è addirittura. fatta? Sta tranquillo lei quando fa Sì, questo? abbastanza, perché con i dispositivi di protezione individuali che noi adottiamo sistematicamente, dalle tute agli occhiali da sub per certi versi, almeno le assistenti, noi utilizziamo invece mia figlia e io utilizziamo dei sistemi più, tutto sommato più avanzati, un po' meno gravosi anche sulla pelle,
tipo gli occhialini con le protezioni anche laterali, in più si utilizzano le FFP3, quindi lo schermo, ovviamente il copricapo, indossiamo delle tute, indossiamo anche delle scarpe particolari. In pratica trattiamo tutti i pazienti come se fossero dei portatori sani di Covid, questa è la verità. Dopo ogni paziente, dopo ogni seduta, voi fate la sanificazione, che è una bella cosa, ma garantisce insomma fino a un certo punto. Sicuramente, no, sicuramente lo garantisce, anche perché questo virus poi si è dimostrato abbastanza, tutto sommato, stupido nella sua azione. Quindi l'acqua ossigenata, la mucchina e gli altri dispositivi antivirali sono più che sufficienti per eliminare il pericolo di contagio. Purtroppo ora, salendo in ascensore, ho fatto l'ulteriore riflessione circa i luoghi chiusi. Certo. Quindi se un signore esce, bisognerebbe evitarli, perché se una persona esce dall'ascensore e purtroppo, anche non sapendolo, non essendo a conoscenza del fatto di essere un portatore sano, ha tutto sommato contaminato l'aria dell'ascensore, tu ignaro, cioè, lo prendi un istante dopo magari purtroppo spesso rimane pure starnutito dall'ascensore, quindi è ancora peggio. Questo speriamo che non accada. Tra l'altro, per quanto concerne lo studio, ripeto, anche all'atto del commiato ai pazienti viene praticamente raccomandata la comunicazione allo studio di qualunque situazione potenzialmente contagiante si verificasse nei giorni successivi nella sua vita. Quindi se il paziente poi dopo 3 giorni risulta essere purtroppo affetto da questa malattia, o comunque se compaiono i sintomi, è tenuto a comunicarcelo. Noi abbiamo questi registri per 15 giorni dopo il commiato del paziente, quindi in sostanza vengono adottate tutte le misure di prevenzione. Siamo tranquilli sotto questo punto di vista. Dottore, che idea si è fatto su questi 109? Perché qualcuno dice, giustamente, è prevedibile, se sono venuti fuori 109 positivi, significa che ce ne sono almeno 400 e che non si conoscono, perché sì, non hanno sintomi. Non hanno... Purtroppo sì. Lei che idea si è fatta su questo numero, insomma, che sta crescendo? Vuole la verità? Sì. Posso parlare senza mezzi termini. La responsabilità è una sua idea, ovviamente, perfetto, la sua opinione. Facciamo il parallelo con situazioni come quelle di Gravina, dove ci sono 3 contagiati. Ah. 4 forse, noti. Che significa? Significa che noi ad Altamura abbiamo poco rispetto delle misure di protezione individuale. Utilizziamo le mascherine di stoffa, che praticamente non servono a nulla, a niente. Quelle più spesse, insomma, per capirci, quelle no, che le sembrano mascherine di più... stoffa sono quelle di tendenza, quelle che praticamente sono, che purtroppo utilizzo anch'io, confesso. Non sono le FFP2 né quelle chirurgiche. Bisogna fare un attimo di chiarezza riguardo, perché le mascherine di stoffa sono perfettamente inutili. Anzi, siccome con nostro alito le carichiamo di umidità, diventano vettori ancora più idonei per la trasmissione dell'infezione, soprattutto quando le poggiamo sulle superfici, perché il virus continua a persistere in superficie inanimata anche per 5-6 ore. Quindi corriamo un grosso rischio, se non cominciamo ad Altamura in particolare ad adottare delle misure di protezione valide, che vanno dalle mascherine chirurgiche, che comunque proteggono chi si ha di fronte, ma non chi la indossa. Attenzione, la mascherina chirurgica esercita una protezione nei confronti della persona che sta di fronte a chi la indossa dal 95%, ma chi la indossa in particolare, se incontra una persona portatrice di virus, magari anche a sua insaputa, e ci parla ed entra in contatto, quasi certamente contrae l'infezione. È importante questo aspetto. Dobbiamo essere... Ecco perché dobbiamo pretendere, quando entriamo in un negozio, in un luogo chiuso, dobbiamo pretendere dagli altri che la indossino, per ovviamente questo motivo. Sì. Chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi è giusto che venga bandito dai luoghi chiusi e che persista all'aperto, ma in un'area molto ampia. Ma neanche, se vogliamo prendere in considerazione la situazione di Altamura, neanche è piacevole vedere quello che accade la sera nei luoghi di aggregazione, laddove mi auspicherei un intervento più incisivo delle forze dell'ordine. Non è possibile vedere tutti questi giovani accalcati, che pure
pretendono i loro spazi, che pure hanno ragione, però magari bisognerebbe soltanto passargli l'informazione che stanno veramente rischiando, perché tutti questi contagi ad Altamura sono venuti sicuramente da persone che sono venute in città da fuori, dalla Grecia, dalla Croazia, da Malta, dalla Spagna, persone che sono andate per lavoro, per vacanza, quello che sia, però il problema è che non abbiamo capito che ora il momento è molto più grave di quello che abbiamo vissuto a marzo, certo. Perché a marzo abbiamo preso coscienza del problema, ci è stato imposto dai DCPCM, praticamente ci è stato imposto lockdown, insomma, c'è stato il lockdown. Ora invece con la liberalizzazione ognuno fa della libertà quello che crede ed è un errore gravissimo. Io mi riferisco per esempio alle scuole. Nelle scuole accade una situazione paradossale, laddove fino all'ingresso ognuno è libero di vivere la sua socialità come crede, in maniera molto spesso errata. Poi una volta entrati, misure di sicurezza, la mascherina, il distanziamento, poi altro argomento, il distanziamento presente nelle scuole. Dobbiamo discutere veramente in maniera seria, perché non si può credere di mettere 24-30 bambini, per esempio, in un ambiente laddove è assicurato un distanziamento di un metro in condizione statica. Ma un bambino, a meno che non sia affetto da paraplegia o giù di lì, statico, si fa a tenerlo fermo? Certo. Allora sarebbe indispensabile che chi di dovere si occupasse dell'allargamento degli spazi, di richiedere a De Caro, al sindaco della città metropolitana, cioè responsabile, credo della, cioè sono sicuro, più che credo, della edilizia scolastica, l'ex provincia, di chiedere degli spazi idonei, perché non è possibile mandare i nostri figli a scuola sapendo da un momento all'altro che possono essere infettati. Perfetto. E al tempo bisogna chiarire un aspetto, che oltre all'infezione dei figli nostri, che è la cosa più grave, ovviamente questo coinvolge i nuclei familiari, a macchia di leopardo coinvolge poi le attività produttive, certo, legate ai capi famiglia, legate questo alle mogli. È un aspetto che va affrontato. E diventa uno sfacelo. Perché poi tra l'altro, dottore, io mi scusi se la interrompo, cioè il problema è che i ragazzi, se si incontrano per strada o in un locale, incontri, sì, bracci, abbracci, come dire, e le feste di compleanno, quanto le amo le feste di compleanno, dove praticamente... Certo. I matrimoni con 200 persone, 300 persone, ma l'abbiamo detto qualche giorno, addirittura si fa ancora il trenino. Ma di che cosa si vantano queste persone? Di essere i vettori dell'infezione? Però, ma stiamo scherzando per davvero? Dicevo, il ragionamento quando il nostro reparto di rianimazione si sarà pieno, perché prima o poi si arriverà a quello. Voglio capire queste persone, come faremo? Sì, che cosa faremo? Dicevo, perché la responsabilità dei ragazzi che si incontrano nei locali è dei ragazzi, magari dei loro familiari, ma all'interno di un istituto scolastico la responsabilità è dello Stato, cioè questa è la differenza, cioè la differenza è questa, che lo Stato non può, ci deve garantire che non ci siano possibilità di infettarsi, invece credo che questa cosa non sia reale, non si sta realizzando, perché le misure di precauzione ci sono, ma sono molto blande. Molti genitori con cui io ho parlato e mi sono confrontato sono dispostissimi a finanziare molto proprio le opere di allargamento degli spazi a disposizione dei propri figli. Noi vorremmo veramente finanziare. Con le opere murarie, intende? Sì, cioè, pagarle noi. Dateci la possibilità, perché è veramente assurdo vedere questi bambini stare in quegli spazi così angusti. Non è possibile. Un metro è un metro statico, ma la staticità non appartiene a un bambino di 8 anni, di 10 anni. Si potrebbe tranquillamente cominciare a ridurre gli spazi per i più grandi, inviandoli alla lezione a distanza, sì, e mandare soltanto i piccoli a scuola, perché così almeno i grandi, più coscienziosi, più all'altezza della situazione, farebbero lezione da casa. Prenderebbe come si è fatto durante il lockdown, e i bambini più piccoli li mandiamo a scuola in spazi idonei.
Ma così. Mi pare di capire che forse sarebbe stato bello se agli adulti, ai ragazzi grandi delle scuole superiori, si fosse data la possibilità di fare le lezioni da casa a tutti, proprio per ridurre questa possibilità di contagio. Ai più piccoli, che diciamo non c'è altra possibilità, farli entrare però in condizioni, farli diciamo andare a scuola, ma in condizioni un po' di precauzione avanzata, cioè con abbiamo dei avuto livelli da, più alti. Abbiamo avuto tempo da maggio, siamo a ottobre. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 5 mesi di tempo. Oh, e questo è un altro tema che voglio affrontare con lei prima di chiudere la trasmissione. Cioè, lei pensa che questi 109 contagi siano un fatto grave, considerato che siamo ancora in estate? Cioè, gravissimo. Cioè, gravissimo. Significa che in autunno, in inverno, allora, ci sarà una situazione disastrosa o mi sbaglio? Per spiegare la maggiore incidenza della malattia del coronavirus nel nord rispetto al sud, all'inizio si sono evocate delle situazioni di umidità, situazioni di temperature differenti. La realtà poi pare che sia venuto fuori che il DNA nostro è un po' diverso, il gruppo sanguigno pare che abbia incidenza, però c'è un dato fondamentale, che noi all'inizio del lockdown, quando ci è stato imposto, abbiamo assunto dei comportamenti nel meridione veramente encomiabili, veramente validi. Abbiamo bloccato, abbiamo arginato il diffondersi dell'infezione. Anche per paura, dobbiamo anche dire, perché non sapevamo che ora cosa invece, fosse questa cosa. Ora invece, grazie anche ai messaggi tutto sommato sballati che ci vengono a volte da alcune persone, ora invece abbiamo allargato le maglie e il virus si è insinuato nel loro contesto e ci sta colpendo. E quando l'età praticamente media dei colpiti da coronavirus comincia a stabilizzarsi intorno ai 50 anni, 45-50 anni, attenzione, perché diventa veramente problematico. Queste persone hanno ancora una vita attiva, hanno una vita molto attiva e riescono poi a infettare sia i bambini sia gli adulti. Quindi abbiamo praticamente il fulcro dell'infezione che si sta spostando intorno ai 50 anni, diventa pericoloso perché poi l'infezione sì, è... Sì, perché alcune barriere stanno cadendo praticamente per il virus. Quindi praticamente ci sono queste, queste diffusioni a focolaio e diventano gravissime. Sì, si parla dell'acqua ossigenata per cercare di bloccare le mucose, di arginare il diffondersi dell'infezione a livello delle mucose delle prime vie aeree. Si parla ovviamente della mucchina per tenere le mani sempre pulite. Quindi bisogna, per capirsi, bisogna disinfettarsi, come dire, il naso, cercare ovviamente, di cercare usare di colluttori anche non di mettere tanto le mani nel naso, non toccarsi gli occhi, non mettere le mani in bocca, assolutamente, assolutamente, è gravissima quell'abitudine. Per alcuni è un vizio, è veramente grave in questo momento. Bisogna mantenere le mani pulite. Quando si torna a casa, un lavaggio di 3-4 minuti con soluzione alcolica, se sono sporche le lavi col sapone, poi ci metti anche la soluzione alcolica sopra perché le mani devono essere pulite. In casa entra di tutto, entrano le scarpe, entrano le buste della tocchiamo spesa. Tocchiamo gli oggetti, tocchiamo qualsiasi cosa. La speranza cosa. Qual è? La speranza è il vaccino. Stamattina leggevo due notizie contrastanti tra loro. In Cina, manco ce ne fosse bisogno, è scoppiata in alcune zone la peste bubonica. Siamo tornati all'Ottocento. Oh. Già nell'Ottocento ce l'hanno passata. Ora ci vogliono. Ora speriamo che non ci intendano passare anche questa. Quindi attenzione, speriamo che non arrivi da noi. Attenzione ai roditori, attenzione ai ratti, attenzione ai cani che possono, purtroppo, sono i vettori di questa maledetta malattia. E la notizia positiva invece è che pare che anche dagli Stati Uniti sia giunta un'approvazione nei confronti del virus che stiamo nei confronti del vaccino che sta per entrare praticamente in produzione, quello dell'AstraZeneca, il vaccino europeo. Pare che sia stato approvato anche dalla Federazione Americana. Testato e quindi è imminente, speriamo sia imminente, perché una volta che arriva il vaccino, mi auguro che ci vacciniamo tutti quanti senza, senza delle preclusioni, senza riserve. Invece il vaccino, quello normale influenzale, va fatto sempre a prescindere, sì, lei dice? Sì, un po' per screening della popolazione, cioè per eliminare diciamo, una quota di pazienti che svilupperebbero i sintomi da Covid, da influenza normale, quindi potrebbero essere scambiati poi per Covid, quindi innescare tutte quelle procedure, OSCA, eccetera, eccetera. Un po' perché pare che gli anticorpi
che produce il vaccino antinfluenzale normale abbiano anche un certo potenziale protettore nei confronti del virus, del coronavirus, insomma. Quindi tutto sommato poi il coronavirus non è altro che un virus influenzale, diverso, magari manipolato, però è un virus influenzale. Ecco, ha detto un termine che ci fa riflettere spesso, manipolato. Quindi lei crede che sia... che facciamo una... Non so se lei, lei è un medico. Non so se madre natura riesce a innescare nella catena del DNA di un coronavirus anche una sezione del virus dell'AIDS. Se madre natura è diventata veramente... Allora. No, non come noi, è un complottista come noi. Cioè lei pensa che non sia naturale questo virus. Noi virus, non siamo specialisti, ci mancherebbe, però i bambini per fortuna se teniamo ciò che ha detto anche il premio Nobel francese, insomma, i bambini per fortuna pare che siano più protetti da questo virus, perché loro, siccome hanno fatto una serie di vaccinazioni, quelle diciamo normali, quelle che si fanno intorno ai 2 anni, 3 anni, eccetera, loro hanno un corredo anticorpale così vivace, così frizzante, così, anche che praticamente pare che li immunizzi in certo qual modo nei confronti dell'azione di questo virus, del coronavirus. Sì. Spero che almeno allora, loro rimangano. Le sue previsioni ad Altamura quali sono, secondo lei? Come dobbiamo... Se tutti quanti iniziamo a utilizzare i dispositivi di protezione individuale, iniziamo a lavarci le mani ed evitiamo gli assembramenti, le feste di compleanno, facciamole via Facebook. E poi un'ultima raccomandazione, magari, se posso permettere, la nostra sindaca, la prossima volta che deve avvisarci della chiusura delle scuole, lo faccia in maniera più istituzionale, perché farlo attraverso Facebook, insomma. Facebook. No, voglio dire, io non posso stare alle 10 della domenica sera sulla pagina Facebook delle persone, insomma, io vorrei stare a letto magari. Che dice? Va bene, non facciamo commenti. Non facciamo commenti, io dottore la ringrazio per essere stato qui con noi, la sua esperienza, insomma, da 40 anni è nel settore, quindi la sua esperienza conta, come conta anche l'esperienza di tanti altri medici che insistono qui sul territorio, hanno le loro, come dire, le loro professioni avviate da tanti anni. Noi continueremo ad aggiornarvi su questa questione del Covid, soprattutto per sensibilizzare la gente ad adottare le misure di sicurezza necessarie, perché se non, come dire, i controlli sono pochi, se le scuole fanno il possibile, che parta da noi questa sensibilità nel cercare di evitare il contagio, perché fino a quando non ci colpisce da vicino, questa situazione sembra così fantasma, ma se ci dovesse colpire da vicino le cose ci cambia la vita. Cambierebbero senz'altro. Ci cambia la vita, perché praticamente di questo virus non si è ancora appurata poi l'entità delle sequele che si hanno nel corso degli anni. Cioè la fase successiva, cosa succede dopo, perché sembra che rimangano reni, anche dei danni alle non volte trascurabili. Quindi perché, ragazzi, lo diciamo a chi ci sta seguendo quest'oggi da casa. Non è il momento di scherzare, altrimenti questa infezione aumenterà i suoi interessati. Ricordo all'inizio quando si diceva è una semplice influenza, se lo ricordo. Assolutamente non lo è. È una semplice influenza. Vabbè, grazie allora al dottor Francesco Lorusso per essere stato qui con noi. Noi vi ringraziamo come al solito per averci seguito, appuntamento a domani con Canale 2, continuate a scriverci, a farci sapere come la pensate anche su questa vicenda. Le segnalazioni non le fate a noi, perché non possiamo fare granché se non riferire attraverso le nostre telecamere quello che accade in città, in questa città come in altre città. Sta anche alle istituzioni prendere provvedimenti e per i controlli, insomma, agire in un modo adeguato rispetto a questo diffondersi del virus. Grazie a tutti e a risentirci domani.